Ma sì, abbiamo preso dei giocatori per migliorare l'impianto tattico. E quindi parlando poi di Dionisi, ma come anche gli altri, perché anche Danzi è un giocatore molto duttile, può fare il play e la mezzala, oggi l'ha fatto molto bene. D'Orazio stesso, Simeri, Bidaoui. Parlando poi di Dionisi, è un grande giocatore, un giocatore che alza la qualità tecnica, ed è, io lo chiamo un po' un regista offensivo con capacità importanti poi di fare gol, perché poi era tanto che non ci dimentichiamo che era tantissimo che non giocava 90 minuti, ma non avevo dubbi sulla grande disponibilità e ha alzato la qualità sicuramente là davanti, è un giocatore di riferimento per tutti i compagni. Ma il risultato secondo me è più che giusto, è arrivato tardi perché comunque in Serie B partite facili non ce ne sono, soprattutto non ci dimentichiamo che giocavamo contro il Brescia. Siamo andati sotto su un calcio piazzato, primo tempo poi c'è stata una parte centrale dove abbiamo perso un pochettino il filo del gioco e stavamo andando un po' troppo dietro il nervosismo della partita, una partita che si stava spezzettando con tanti falli, quindi abbiamo subito qualche ripartenza, però tutto sommato la squadra ha meritato la vittoria perché comunque anche il primo tempo abbiamo creato parecchie situazioni per fare gol. Il secondo tempo è stato a una porta sola. I ragazzi sono stati molto molto bravi. Chi è entrato si è fatto trovare molto pronto, questa è la forza della squadra, e ha fatto fare il cambio di passo alla squadra. E abbiamo giocato una metà campo sola, aggressivi, abbiamo creato tanto. Tiro da fuori ci stiamo lavorando tanto. È chiaro che è un fondamentale che è importante perché abbiamo diversi tiratori e alle volte, adesso non è un alibi, alle volte non rimbalza benissimo il pallone e quindi alle volte si perde il tempo magari della battuta, l'avversario chiude e quindi si cerca più un'appoggiata, un cross. Però sono situazioni che abbiamo valutato, abbiamo analizzato, sicuramente le dobbiamo migliorare. Perché volevo più spinta sulla sinistra, visto Oliver non molto brillante, non spingeva tantissimo, e ho deciso di mettere D'Orazio, che è un giocatore più di accelerazione, più di spinta, e ho deciso di togliere Sabiri perché secondo me tra le linee ci stavamo rallentando, ci stavamo un po', come si dice, intasando. E ho preferito cambiare, aprire Bidaoui, giocando un po' più aperto e dando la possibilità di svariare a Dionisi sotto Baic. Penso che la squadra l'abbia interpretato ottimamente e siano andati a fare tantissime occasioni gol, perché Bidaoui, Dionisi stesso, Eramo, tre gol, insomma, la squadra ha meritato nettamente la vittoria. Dobbiamo proseguire su questa strada con questo atteggiamento. Ma io glielo dico sempre ai ragazzi, con i cinque cambi soprattutto non ci sono, ci sono scelte iniziali e scelte che il sottoscritto fa durante la gara, a gara in corso, e spesso sono determinanti. Io lo dico tutti i giorni e loro l'hanno recepito, sono tutti giocatori importanti, meriterebbero tutti di giocare, io glielo dico sempre. E questa è la forza. Poi è chiaro che la strategia e i cambi li decido io, come è giusto che sia, come deve fare un allenatore, e ho a disposizione dei giocatori anche duttili per cercare di cambiare gli schemi all'avversario. Secondo me ci avevano preso un po' le misure, quindi ho deciso di far entrare la spinta di Orazio e Bidaoui. Insomma, secondo me la squadra, anche con l'ingresso di Danzi, perché poi Marcel era ammonito. Secondo me era anche un po' stanco perché viene da tante partite, ha fatto sempre grandi partite, quindi Danzi ha portato, anche Stoia negli ultimi 20 minuti, ha portato forze fresche sulla metà campo avversaria, quindi bene così. Cangiano abbiamo perso per questa partita perché tutti quanti un po' sorpresi perché
Ho fatto gli allenamenti regolarmente, poi lamentava sempre un fastidio dietro il polpaccio alto e ne dia una sorta di distrazione muscolare più tendinea che muscolare, quindi ecco perché il dolore quando è sul tendine, adesso non voglio fare il medico, che non sono un medico, però il dottore mi ha spiegato che quando è sul tendine avverti meno il dolore, perché quando si scalda è meno invasivo del muscolo, però è un giocatore che abbiamo dovuto fermare perché se poi si apre il tendine diventano problemi molto molto più seri, quindi giustamente abbiamo fermato Cangiano, ma credo che risolva in fretta, credo che risolva abbastanza in fretta. Finalmente finisce questo mercato e così almeno delineeremo la rosa e tutti quelli che saranno qui saranno tutti per la centrale, l'obiettivo per l'Ascoli, non ci saranno più distrazioni di eventuali migrazioni in altri lidi. Ma guarda, ti rispondo come ti ho sempre risposto: il direttore sa benissimo quello che si deve fare, abbiamo le idee sempre chiare, e qualcuno penso che arriverà, abbiamo già dei profili delineati e il direttore sicuramente in questi giorni avrà il suo ben da fare. L'ultima domanda è sulla sua espulsione. Non si è capito bene il motivo, se ce lo spiega. Ma neanche io l'ho capito. Mi dispiace perché non ho detto niente, l'ho detto anche al direttore di gara, cioè Maresca gliel'ho detto. È venuto lui a parlarmi, io gli ho spiegato, gli ho detto che al quarto uomo ho detto solamente, mettendomi la giacca, perché per me era finita, era una punizione, quindi non avevo motivo di insultare, ma cose che non faccio mai, io ho un grande rispetto per il direttore di gara e per tutti. Ho detto solamente perché mi hai fatto ammonire, perché io non avevo detto niente, lui mi ha fatto ammonire, mi ha detto all'arbitro qualcosa, io avevo chiesto spiegazioni su un fallo che secondo me non era fallo, ma in una maniera molto educata. E lui ha chiamato il direttore di gara e mi ha detto di mandarmi fuori. Questo è successo e questo ho detto anche al direttore di gara, che sinceramente mancava, era finita la partita, vincevamo, perché dovevo andare Cominciamo. a insultare o fare casino, ma ho solo detto perché mi hai fatto ammonire, che non ho detto niente, invece di dargli una mano. Basta, queste sono state le mie parole.